Nel 2020 ha progettato e realizzato il documentario Dante, la città della fortuna, e da allora ha approfondito questa ricerca giungendo alla pubblicazione del libro che presenterà oggi, dal titolo Dante, la città della fortuna, Metauro Edizioni. L'ospite converserà con Enrico Capodanno, scrittore e critico letterario. Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Stasera vi parlerò, dialogando con l'autore, di questo nuovo libro di Andrea Angelucci, Dante e la città della fortuna. È anche un bel titolo. Nel settimo canto dell'Inferno, nella commedia di Dante, entra in gioco apertamente il tema della fortuna. Latinamente intesa, cioè come idea dal doppio mutevole volto, che può essere propizio o dannoso. Però nel passaggio dalla visione del mondo classico antico all'età medievale cristiana, il significato della fortuna cambia profondamente. E già lo vediamo nelle parole di Virgilio, nei versi 61-66 del settimo canto. Or puoi chi vuol vedere la corta burta di ben che son connessi alla fortuna. Perché l'umana gente si raffigura che tutto loco è sotto la luna e che già su di quest'anno estante non potrebbe farne posare una. Le anime stanche sono quelle degli avari e dei prodigi condannati a un moto perenne, e quindi tutta la giostra capricciosa della fortuna non esaurisce l'esperienza umana in modo tragico, perché c'è un secondo tempo. C'è un secondo tempo riparatore in cui sarà fatta giustizia. E questo è il primo punto da considerare. Il secondo punto da considerare è che la fortuna agisce nel campo materiale dell'esistenza, cioè il denaro, il potere, il successo, la bellezza, le comodità, i viaggi della vita, ma non tocca la profondità delle anime. Quello resta un campo affidato a una logica spirituale e morale che trascende l'incidenza della fortuna. Però chiaramente tutti sappiamo che trascende questa incidenza fino a un certo punto, perché alla fine quante persone a causa di vicende sfortunate non hanno potuto esprimere pienamente il loro talento, le loro energie, il loro valore, le loro virtù. Quindi non possiamo separare del tutto i due campi. In qualche modo la fortuna continua ad agire. Ora, c'è un poema di Lucano del primo secolo d.C., noto come la Farsaglia o anche come la Guerra Civile, in cui il tema della fortuna è ricorrente. C'è una profonda crisi dei valori classici della latinità, ed ecco perché mentre si comincia a non credere più negli dèi, col fervore, con la convinzione di prima, una dea si affaccia in modo sinistro nella scena della guerra fratricida narrata da Lucano tra Cesare e Pompeo, la dea della fortuna. La fortuna col suo sinistro potere e la sua sinistra incidenza. Quante volte noi parliamo di fortuna e sfortuna, però non arriviamo a personificare questa sinistra impersonale potenza come se invece fosse personale, come se invece fosse un ente che ci minaccia e subdolamente orienta le nostre vite, come avevano fatto i romani già dal tempo di Servio Tullio, anche se è vero che la dea, alla quale centinaia di templi sono stati dedicati nella romanità, era soprattutto una dea benigna, una dea propizia. Allora, ecco, arriviamo al libro di Andrea Angelucci, questo libro che, quasi invitato a nozze, trattando il tema della fortuna, arriva alla città di Fano. Ecco, è un libro bello perché scritto ad onde concentriche. Quando noi ci occupiamo di Dante nel corso dei decenni, ci occupiamo di un autore che ha una sterminata conoscenza dei testi della filosofia, del mondo antico, dei classici, della poesia, che ha una conoscenza approfondita della storia dei suoi tempi e che è un maestro della lingua.
della prosodia. Noi pensiamo che in tutta la commedia, nei 100 canti della commedia, in ogni singolo canto le rime sono sempre diverse, tranne 5 casi. Cioè Dante è stato attento che nel singolo canto la variazione delle rime fosse sistemata. E nello stesso tempo è stato attento a concentrarsi sulle vicende storiche, a descrivere i suoi circa 500 personaggi, dei quali più di 100 intervengono, a governare filologicamente le conoscenze di filosofia, disciplina alla quale è dedicato più di 3 anni. Quindi possiamo subito immaginare che quando Andrea Angelucci, che ha una familiarità con l'opera dantesca pluridecennale, ha deciso di scrivere questo libro, affissando il suo sguardo in modo direi micologico, microscopico sulla città di Fano e in modo ancora più analitico e dettagliato su una iscrizione scritta in questa città nella chiesa di San Domenico, un epigrafe sepolcrale con un lamento sepolcrale e elegiaco, se vogliamo, sulla morte di Jacopo del Cassero, ha dovuto tenere presente tutto un cosmo di civiltà medievale per rifletterlo in questa epigrafe. È come se uno guardasse un mondo su una Bibbia. Quindi lo sguardo filologico che ha messo in campo così egregiamente sui documenti, sulle fonti, sulla lettura e sull'interpretazione di questa singola epigrafe ha dovuto avvalersi di conoscenze storiche, filosofiche, poetiche, molto ampie, per poi farle convergere con uno sguardo intensamente analitico su questo punto. Ora, diciamo che l'autore è stato anche ispirato da questo bel nome della città, Fanum Fortuna, è un nome meraviglioso, poche città hanno un nome così bello, no? Fanum, tempio della fortuna, quanti templi della fortuna ci sono stati costruiti, ma questa città ne ha preso proprio il nome, e figura con tal nome già nell'VIII secolo, nella storia dell'Angelo di Paolo e di Atene. E quindi la ipotesi che sviluppa Andrea Angelucci in modo molto circostanziato è proprio quella secondo cui quando Dante nomina le vicende legate a Jacopo del Cassero sia stato ispirato a leggerle in una luce di fortuna e di sfortuna anche grazie alla sua conoscenza della città di Fano. Non è detto che sia venuto necessariamente a Fano, ma ha avuto tanti modi e tante occasioni per conoscere la città e soprattutto ha avuto tanti modi e tante occasioni per conoscere personaggi come Jacopo del Cassero, che è molto probabile abbia combattuto con lui nella battaglia di Cantaldino del 1289. Quindi in questo nostro incontro, in forma di dialogo, io vorrei cominciare a invitare l'autore di questo bel libro a darci intanto un contesto storico, ma siccome, come abbiamo detto, è un libro a onde concentriche, parlare di storia vuol dire anche inevitabilmente parlare di poesia e di filologia. Grazie. Grazie Vito per questa straordinaria introduzione. Sì, in effetti il mio tentativo è stato di ricorrere a tutti gli elementi possibili per far rivivere, in questo caso la pietra, con questa incredibile epigrafe, e soprattutto far venire a leggere, fare la luce a quello che è stato il progetto di Dante. Quindi, certo, bisogna partire dal contesto storico, ecco, capire che la famiglia del Cassero era una famiglia molto importante dell'Italia d'allora, cioè chiaramente erano diverse, insomma, le famiglie nobili che si dedicavano a questo ruolo, diciamo, di magistrati, podestà che venivano chiamati da una città all'altra, però i del Cassero avevano una storia lunga, insomma, perché già Martino del Cassero, perché già Martino del Cassero era un uomo di legge conosciuto in tutta Italia, tra l'altro podestà di Genova nel 1258. Mi ha colpito molto, per esempio, leggere un libro insomma, che
po' distribuito dati di un convegno tenutosi a Genova, che Martino del Carcere era stato Martino del Carcere, che era polizia di Genova, insieme al signore allora di Genova, Guglielmo Boccanegra, era stato il promotore del Trattato del Nimfeo, che è un trattato con cui Genova ottiene dall'imperatore di Bisanzio, il Pedro Pablo Paleologo, l'esclusiva del traffico commerciale in tutto il Mar Nero. Quindi era evidentemente un personaggio di altissime capacità, come dire, non solo giuridica, ma anche di trattativa, eccetera, eccetera. Tanto da essere il referente dell'imperatore di Bisanzio, ma anche il suo nipote, Palmieri del Cassero, zio di Jacopo. C'è un documento che riporto nel libro, una lettera dell'imperatore di Bisanzio che si rivolge al direttissimo Messer Palmieri da Fano. Quindi era una famiglia di grande importanza, e in particolare Jacopo del Cassero si era distinto per le azioni insieme, diciamo, come ufficiale, come magistrato e anche come soldato, come militare, come comandante, perché in particolare era intervenuto in difesa di Bologna nel 1296 per frenare, chiamato dei bolognesi che erano in gravissima difficoltà, per bloccare le vie espansionistiche di Piazza Ottavo d'Est, e c'era riuscito grandemente, insomma, con un'azione che era stata insieme politica, creando un'alleanza su Bologna, insomma, anche di città lontane, e anche militare, fuggendo dei duri colpi, insomma, i ferraresi, che erano molto molto potenti. Quindi ecco, penso che per capire bene la nata dell'operazione che ha fatto Dante bisogna partire effettivamente da capire questi personaggi, insomma, chi erano e quali erano le dinamiche che si svolgevano allora in Italia, insomma, che erano intricatissime. E tra l'altro, ecco, come tu giustamente anticipavi, Jacopo del Carcere, lo sappiamo per certo, da Giovanni Villani, che partecipò alla battaglia di Campaldino, era lì già dall'estate precedente. Dante, insomma, era campaldino, questo tra l'altro è confermato anche dal canto Pinto del Purgatorio, perché evidentemente è un canto dedicato alla rievocazione di Campaldino. Lui lì incontra due anime, siamo nel Purgatorio, anzi nella zona dell'antipurgatorio, e Dante racconta di aver incontrato Jacopo del Carcere di Fano e con Conte da Montefeltro di Urbino, perché due erano presenti a Campaldino. Jacopo si salvò, con Conte invece morì e poi il suo corpo non si trovò, e questo diventa il tema centrale del suo discorso, insomma, nel canto. Quindi ecco, il primo passo era ricostruire il contesto storico, però per entrare nel, diciamo, camera segreta dell'officina dantesca, chiaramente era necessario servirsi di tutti i dati possibili. Questo, non so, è stato anche da alcuni criticato, no? Si è detto un libro errato, però secondo me invece è così, insomma, che è l'unico modo per portare alla luce i significati poetici di questo caso, insomma, di quel passo della Divina Commedia. Quindi, ecco, poi mi vorrei agganciare a un elemento che tu hai affrontato, cioè il presupposto di questo libro, che appunto è incentrato sull'ipotesi che Dante abbia costruito su Fano un edificio di pensiero, ecco, non è solo questione se Dante è stato a Fano o non è stato a Fano, cioè, ma questo l'hai anticipato tu, ed è tutto secondario, certo. È difficile negarlo, però ecco, il punto centrale, la tesi centrale del libro, è che Dante ha costruito su Fano un edificio di pensiero di poesia, cioè nel senso che ha voluto toccare, evocando la figura di Jacopo del Cassero, il tema della fortuna. Questo perché l'ha fatto? Perché sapeva, secondo ipotesi, che Fano anticamente si chiamava Fanno Fortune. Questo non era però scontato e affermato, perché io da qui sono partito, i documenti di archivio dell'epoca, insomma, quelli Fano la chiamano semplicemente Fano, si è perso, insomma, non la seconda parte del nome. Quindi
bisognava capire in che modo Dante avrebbe potuto conoscere il nome antico di Fauno. Allora, diciamo, impostato la ricerca su tre percorsi, cioè da una parte, come dicevi tu, ecco, Fauno era, cioè Dante era un grande studioso, no? Un grande, attentissimo intellettuale, quindi facilissimo che lui, gente come Fauno, si sia chiesto, beh, Fauno vuol dire tempo, ma tempo di cosa, e che quindi insomma sia partita poi la sua indagine. L'altra pista era quella, per esempio, delle carte geografiche, perché insomma questo medioevo in cui si muovono questi personaggi, Jacopo del Castro, eccetera, è un medioevo in realtà molto più mobile di quello che si pensa. No? Quindi circolavano mappe, portolani, in particolare la tabula, quella che poi era chiamata tabula portingeriana, e lì il nome di Fauno compare con il nome antico. Però insomma poi la strada forse più convincente è quella che tu citavi degli studi storici, quindi partendo dalla battaglia del 207 d.C. in cui l'imperatore Aureliano sconfisse i Giutungi, gli Alamanni, i Sugandi del Metauro, ecco, io sono riuscito a ricostruire che il nome di Fauno Fortune è rimbalzato di storico in storico attraverso i secoli fino a Riccobaldo di Ferrara. Ecco, adesso non vorrei farlo troppo lunga, forse. E quindi ecco, in questo modo direi che si può affermare con una certa tranquillità che Dante conosceva il nome antico di Fauno, sapeva che Fauno praticamente era Fauno Fortune. Allora, il passo successivo è constatare che quando Dante incontra Jacopo del Cassero sulle pendici del Monte del Purgatorio, il Purgatorio è un'isola in mezzo all'emisfero australe che è un immenso oceano. Ecco, quando lui incontra Jacopo del Cassero, tra i morti per morti violenti si sono pentiti all'ultimo secondo, ecco, lo fa parlare per 21 versi e gli mette in bocca a un certo punto una frase che è chiaramente ricalcata, ripresa dalla lapide di San Domenico, che si trova qui a pochi metri. Cioè, nella lapide di San Domenico, tra l'altro è una bellissima iscrizione in versi dionini, che è un tipo particolare di verso latino che era molto apprezzato nel Medioevo, poi naturalmente se ne può parlare, e con questa lapide a un certo punto chi ha scritto esce in un'esclamazione, dice: ah, se il vento avesse spinto indietro le vele, lui, trasportato a Padova, non sarebbe caduto nei territori oscuri, no? Se il vento avesse spinto indietro le vele. Quindi nella lapide c'è chiaramente il tema della fortuna, cioè il vento è proprio l'immagine più archetipica, più antica, arcaica della fortuna. Ecco, allora quando Dante incontra Jacopo del Cassero nel canto quinto del Purgatorio, lo fa parlare, lui si presenta, dice chi è, chiede preghiere e poi comincia e dice che lui era di Fauno, però non è morto a Fauno, perché è morto lontano, nella terra degli Antenori, cioè nel territorio padovano. È stato il signore di Ferrara, che giustamente, per una vendetta che ha oltrepassato i limiti del giusto, e poi a un certo punto esce con questa esclamazione che è, diciamo, avulsa dal contesto esattamente come nella lapide, dice: ma se io fossi fuggito verso la mira, quando fui sopraggiunto a Uriago, cioè quindi raggiunto la città di Uriago, ancora sarei colato che si ispira. Allora, questo mi ha colpito moltissimo, non sono stato il primo, naturalmente, perché già aveva colpito Augusto Campana, e aveva già colpito Don Guido Berardi, che poi ho ritrovato un articolo del Carlino del 5 settembre 1971, quindi Don Guido Berardi, in occasione di un anniversario del vescovo, diceva: ma Dante si è ispirato a questa parte. Ecco, però non è quello che ha colpito, è l'unione del tema della fortuna, perché chiaramente è la stessa espressione, vento, se io fossi fuggito verso la mira. Cioè, tra l'altro la mira è una località che rispetto al luogo dell'assassinio, per dire al quarto, si trova nella direzione di Padova, quindi Padova era la direzione della salvezza, sia nella lapide, sia nel testo
di Dante. E poi non solo. Allora, partendo da questa evidenza, sono cercato di entrare nel testo, e ho visto, per esempio, che questo non l'hanno dato nessuno, che anche il verbo principale è lo stesso. Perché la lapide dice, lui trasportato qua doveva cadere non limite tetro, non sarebbe caduto nel limite tetro. E Dante dice, cardi, no? Il verbo che mette in bocca Jacopo per descrivere la sua morte è lo stesso, cardi. Poi tra l'altro è lo stesso che usa poco dopo per buon conto della morte tetro. Allora, insomma, vedete, sono, come diceva Trico, vari centri, è come una ragnatela. Cioè, perché allora, ecco, il presupposto è che Dante, nel suo poema, ha un livello altissimo di regia, di controllo. Cioè, un grandissimo poeta, però ecco, la Divina Commedia è come un grande palazzo con sale, saloni, corridoi, camere, sotterranei, che però insomma è governato con un'architettura inesorabile, direi, veramente impressionante. Quindi, vuol dire, queste cose, la frase, il verbo, anche i particolari, il tema delle preghiere, il tema del tradimento, cioè, non è possibile che sia casuale, non è possibile che sia casuale. Tra l'altro c'è anche una curiosità, cioè quello che ha fatto impazzire, diciamo, i commentatori, gli studiosi, è il fatto che nella lapide c'è scritto se il vento avesse spinto indietro le vele, lui trasportato a Padova, e qui insomma c'è un participio perfetto, no? Non c'è dubbio che perché quella vectus fatalia, no? Trasportato a Padova, non sarebbe morto. Però insomma, giustamente tutti dicevano, hanno pensato, ma come lui stava andando a Padova? Perché Jacopo del Cassero, che soltanto le cose da dire, magari mi intreccio un po', no? Perché veramente insomma è stato un lungo lavoro, insomma sono tantissimi dati. Allora, Jacopo del Cassero, che era sconfitto Hans VIII nel 1296 a Bologna, e Hans VIII che l'aveva giurata, insomma, chiaramente. Dopo c'è interessante vedere che c'è tutta una propaganda filoessense che dice che lui se l'era meritato perché aveva detto che Hans VIII era figlio di una lavandaia che aveva giaciuto con la matrigna, quindi, per esempio, Jacopo della Lana dice in fondo se l'era cercata, era stato legittimo. In realtà il motivo, come invece dicono altri commentatori, lo stesso Pietro Righieri, il motivo è che lui, Jacopo del Cassero, è riuscito a infliggere un colpo durissimo alle vie espansionistiche di Azzottato. Quindi, quando poi nel 1298 viene chiamato da Matteo Visconti per ricoprire la carica di Podestà a Milano, Podestà era come il ministro della giustizia, amministrava i tribunali, portava i suoi uomini, le sue guardie, eccetera. Lui decide di partire per mare, quindi pareva di vederlo a imbarcarsi all'alba di una mattina di fine giugno, quindi con la nave, i suoi uomini, ha costeggiato fino a Fusina, che siamo nella zona di Venezia. La Fusina è entrata in Brenta, che allora era un fiume vero e proprio, bisogna tenerne conto, e l'idea, il progetto era arrivare a Padova via fiume. Medioevo era comunissimo questo, a Padova sbarcare via terra e raggiungere Milano. In questo modo era anche un cammino sicuro. Quindi effettivamente lui stava andando a Padova. E allora perché se il vento avesse spinto indietro le vele? Lui stava già andando a Padova, si è cercato in tutti i modi anche di cambiare il senso, eccetera. Ma io credo di aver trovato la risposta. Devo anche questo in buona parte Augusto Campana, perché Augusto Campana aveva in una conferenza citato, poi è stato pubblicato dopo la morte questo testo, e aveva riportato dei passi del commento di Pietro Righieri alla Divina Commedia, a questo punto del canto quinto. Allora Pietro Righieri dice, Pietro Righieri aveva informazioni per la mano, evidentemente negli ultimi anni di vita del padre ha avuto modo di acquisire molti dati. Ecco, Pietro Righieri dice che Jacopo del Cassero era fermo a Oriago, questo ci sta, perché Oriago era il punto doganale, era l'avamposto più avanzato del territorio padovano,
non era sul territorio di Venezia, quindi lì era obbligatorio che chi navigasse in preda fermarsi, c'erano le palanche, quindi si mettevano delle catene, la nave era costretta a una sosta. Di solito questi posti erano dotati anche di taverne, di luoghi di ristoro, perché poi insomma perquisizioni, controlli di documenti potevano durare anche a lungo. Quindi Pietro dice che le altre autorità sono i suoi uomini, erano fermi a Odiago, in Axum Prandelli, quindi stavano prendendo, quando è arrivata la notizia, forse sono arrivati i sicari stessi, dovevano essere ricostruito anche questo, in base ad altri documenti, una vera e propria plotone, insomma, una squadra di numerosi uomini, dietro le mie parla di quasi 2 militares, che vuol dire numerosi. Quindi, ecco, questo è il punto. In quel momento, di grande concitazione, gli altri del Castro, i suoi uomini, hanno deciso di affidarsi alla Tugendaria, che sono risaliti sulla barca, questo dice Pietro di ieri, però in quel momento il vento tirava dalla parte sbagliata, tirava verso est, verso Venezia. Verso Venezia c'erano queste paludi sconfinate, no? Una distesa sterminata di canne, di fango, dove la nave si è andata a incagliare evidentemente, e i sicari percorrevano evidentemente 30 su tutte due sponde con un vero e proprio comando, l'hanno intercettato, insomma, hanno ucciso. Per questo Dante poi parla, no, del suo sangue che si fonde del fango della palude. Quindi a Pano, dove sicuramente erano informatissimi su tutti i dettagli dell'agguato, hanno scritto questa lapide che dice: ma il vento, se il vento avesse spinto nell'altra direzione. E Dante, ecco, leggendo questa lapide, questa è la mia ipotesi, è rimasto colpito da questo cortocircuito. Questa è la città della fortuna, no? Vedete, qui hanno letto questa tragedia nel termine della fortuna. Quindi lui mette la frase in bocca di Jacopo del Cassero, perché Jacopo del Cassero è un'anima dell'antipurgatorio, destinato alla salvezza, però ancora deve purificarsi, ancora leggere la vita, gli schemi vecchi. Questo è un po' il percorso che ho tentato. Scusa l'invadente, ma la mente di Dante è affascinante, e anche per la ragione che ha indicato così bene Andrea in quest'ultimo passaggio. Educato dalla lettura dei testi a più livelli, dall'esperienza biblica, che in Dante è centrale, quindi è un livello di lettura letterale, uno allegorico, uno morale, uno analogico, ogni volta che Dante mette in scena un episodio storico, subito nella sua mente si formano delle analogie anche allegoriche che vanno a incidere anche sull'uso dei verbi. Per esempio, proprio parlando con Andrea, in una delle tante occasioni in cui abbiamo dialogato intorno a una commedia, riflettevamo su come, quando Dante prende in prestito qualche citazione da un classico latino o da uno storico, salva sempre qualche espressione, quasi sempre qualche verbo, qualche aggettivo, quasi come un segnale che richiami adesso. Se noi ci mettiamo un momento nei panni, insomma, quel difficile dei primissimi lettori della commedia, ci troviamo di fronte a una quantità di indovinelli, di enigmi. I personaggi quasi mai confessano apertamente chi sono fin dall'inizio, ma parlano di sé in un modo fortemente indiretto. Pensiamo, per esempio, nel nome del paradiso a Forchetto Panarziglia, che prima di dire dove è nato impiega una lunga sequenza, come proprio del suo stile raffinato, una lunga sequenza diversa, ma potremmo pensare a qualunque altro personaggio. Quindi la rete, grandatela, la rete di allusioni, di riferimenti, di richiami, vibra in modo magnetico in tutta la commedia, ed è affascinante andare alla ricerca di questo. In questo caso, per esempio, dicevamo della trasformazione del tema della fortuna e della percezione stessa della fortuna dal mondo classico greco-latino a quello cristiano.
La tortura non ha in mano, non ha in pugno gli esseri umani, perché c'è un secondo tempo, perché c'è un al di là nel quale i torti della sfortuna verranno sanati. Ne è un esempio lampante il proprio Jacopo del Passo, il quale, sfortunato in vita, a causa del vento, per un elemento meteorologico, prima è stato ucciso, per una di quelle tante decisioni repentine che noi prendiamo. A volte prendiamo una decisione, vado a destra e vado a sinistra, e quella decisione magari ci causa un incidente, è ragione per noi della salvezza. Per una banale decisione che noi abbiamo vissuto senza nessuna concentrazione mentale, e lo stesso capita infinite volte nella vita, ma c'è un secondo tempo. Ecco che attraverso il magnete, diciamo così, della città di Padova, Giacomo del Cassero è salvato nel purgatorio, dove è salvato e può scendere verso il paradiso, nonostante l'azione violenta da lui subita che avrebbe reso tragica la sua sorte in un contesto plastico, e avviato verso la salvezza. Un'altra riflessione da fare, e che mette in luce in modo molto opportuno Andrea Gerucci nel suo libro, è il fatto che il tema della fortuna è fortemente collegato alla vita militare. E la famiglia di Del Cassero, una vita no, di gloria e di spada, in particolare di Giacomo Del Cassero, è un uomo d'arte. Sente già, infatti, ancora una volta, la farsaglia, la guerra civile di Lucano, che io cito spesso perché Lucano è uno dei massimi, dei maggiori poeti, no? Che incontra nel mondo e che cita di continuo nel corso della sua opera. Cosa notiamo? Che la fortuna è nominata quasi 200 volte, perché c'è la guerra. Gli uomini di guerra, di arte, sono superstiziosi. Gli uomini di arte credono nella fortuna, ma per forza ci credono, perché quante volte la vittoria che è stata accreditata a un generale è dovuta invece a un fatto casuale, a una decisione presa superficialmente, che poi si è rivelata al migliore, in modo involontario. E dopo gli storici militari hanno ricostruito tutta la battaglia come se fosse stata tutta pianificata. Quindi gli uomini d'arte sono abituati all'esperienza della fortuna. Poi, prima di dare la parola ad Andrea Gerucci, vorrei fare una seconda riflessione. Quando si legge il suo libro, ci si trova davanti a un libro giustamente molto composito, dove capitoli più filologici, riservati magari a studiosi o a tutti coloro che hanno voglia di intraprendere una conoscenza di questo genere, si alternano capitoli di carattere anche in senso narrativo più esteso, come quando parla della storia di tempi in cui c'era il conflitto all'interno dei comuni e tra comuni, mentre si formavano le nascenti signorie, tra le quali quella degli Estensi e quella dei Malatesta o Malatesti avversi alla città di Fano. Ed è qui un'altra intuizione dell'autore che mi ha colpito molto. Quindi mi ha creduto di cogliere giustamente una simpatia, un'affezione verso la città di Fano, nominata più volte, perché c'è anche il passo sui due migliori da Fano, nominata più volte, casonaro nella Commedia, proprio in virtù che la sentiva minacciata o oppressa da queste nascenti tiranie, tra le quali quella degli Estensi, di Azzolino, azzottato in modo particolare, violente la Cresia. Quindi sembra di cogliere, io credo di aver colto questa affezione nei confronti di Fanno. Quindi dicevo, è un libro non erratico, o erratico in senso positivo, perché è pieno di sorprese. In quanto uno prima si avventura nella detection story, nella detection, la detective filologica, perché Andrea riesce a trasmettere questa sua passione investigativa. C'è un passo molto bello del filosofo Schelling, il quale dice un filologo, amante delle parole, e nello stesso tempo colui che ha una conoscenza enciclopedica. Perché, come si diceva prima, per analizzare un singolo punto, bisogna padroneggiare un intero mondo di civiltà culturale per far riflettere quei singoli raggi in quel singolo passo. Mi viene in mente, per esempio, anche l'importanza di Stazio, no? Della Tebaide di Stazio, un autore che Dante incontra nel XXI nel Purgatorio e che è con lui per diversi canti, con la Stazio,
vissuto nella seconda metà del primo secolo d.C., ha scritto dalle altre opere la Tebaglie, che è una tragedia greca del ciclo tebano trasformata in poema epico. E allora si favoleggiava di lui che si fosse convertito al cristianesimo, anche se non c'è nella sua opera alcun segno espresso di questo genere. Bene, Andrea è andato alla ricerca anche di espressioni lessicali che ha rinvenuto nella Tebaglie per attestare quanto l'autore di questa epigrafe fosse colto. E qui arriva la domanda successiva. Se noi andiamo a leggere il parere di autorevoli studiosi verso i quali Andrea Geruccia sempre ogni rispetto, notiamo una certa sottovalutazione dell'autore di questa epigrafe, che è sconosciuto. Però Andrea mette in luce in modo convincente come si tratti di un autore non solo colto, ma con una viva sensibilità poetica. E a proposito di detection, di investigazione filologica, comincia a fare una ricerca su chi potrebbe essere quest'autore, facendo dei nomi molto significativi. Ecco, quindi c'è proprio questo movimento da parte dell'autore che cerca di entrare, riuscendo nella mente di Dante, che oserei dire è proprio una mente precorritrice della navigazione del web, non che adesso io voglia fare dei meriti a Dante dicendo che è ultramoderno, perché Dante è ultracontemporaneo per conto suo, è all'avanguardia per conto suo, però il dubbio che questo ramificarsi in ogni direzione, irraggiarsi in ogni direzione, è significativo in questo senso. Possiamo pensare anche alle anime del paradiso come ologrammi, perché sono anime che tutti gli effetti sembrano di essere in carne ed ossa, ma che poi quando uno tenta di abbracciarli non si rivelano più chiari. E quindi procedere dentro questa mente inesauribile, distante e sempre nuova, è un'arte molto difficile. Dove vorrei di nuovo restringere vertiginosamente il campo, tornando all'iscrizione e domandando ad Andrea: secondo te chi potrebbe essere l'autore misterioso di questa così bella epigrafe? Questo, allora, la premessa è che qui noi a Pochimetri abbiamo un tesoro inestimabile valore, che è stato, dicevi tu, molto sottovalutato. Io sono veramente contento di essere arrivato alla pubblicazione, perché penso che questo sia importante per la città di Pasqua. Abbiamo un pezzo che è importantissimo. C'è poi un'ipotesi imprudente anche alla fine del libro, che insomma magari dobbiamo accennare dopo, ma prima di tutto va detto che è stata molto sottovalutata. No, io ho fatto una collezione del libro di giudizi pernicianti, espressi studiosi dalla metà dell'Ottocento alla metà del Novecento, che hanno parlato di epigrafaio, hanno parlato questi versi come di un insieme di ghiande, dove in mezzo c'è qualche pietrolina preziosa. E addirittura uno è arrivato a dire che Dante, sì, forse ha detto questo epigrafe, ma poi per vendicarsi sull'orrore di questi versi ha deciso di mettere, siccome era l'Africa, c'è una preghiera, una Madonna, tra l'altro bellissima, perché gli altri non possono salire in cielo. Allora, secondo questo studioso, Dante si è a letto, però è rimasto così inorridito di questi versi che si è voluto vendicare, quindi gli altri del caso hanno messo il purgatorio non in paradiso. Ho fatto una collezione di questi versi. Allora, qual è il problema? Che c'è un pregiudizio, no? Secondo me è anche interessante riflettere su questo. Quando si parte, cioè, molte volte gli studiosi non si rendono conto di avere i loro postulati, no? Di avere le loro premesse, che non vengono messe in discussione. Questo condiziona tutta l'interpretazione. Siccome si partiva dall'idea che questo era un poetastro di provincia, un massimo, un notaio dilettante, allora in un testo oggettivamente difficile, perché sono versi, no, del basso medioevo, voglio dire, con tanti riferimenti che ci sfuggono, si è sempre pensato che fosse malvestro, quindi non si sono viste invece delle particolarità stilistiche, che io credo di dimostrare invece ci sono, che rivelano che era un personaggio di alta caratura, insomma, che aveva in mente versi di Stazio, versi di Virgilio. A un certo punto mi sono reso conto che in un passaggio c'è proprio una costruzione che si può riscontrare praticamente identica nelle geografie. Oppure c'è un uso del verbo cadere con una F
forma, no, di obiettivo, che è esclusiva di Stazio. Quindi questa persona che ha scritto 700 anni fa e passa queste epilete è una persona molto colta, una persona molto colta, anche perché l'ultimo verso si conclude con un'invocazione alla Madonna, e la Madonna però è chiamata da greca, è chiamata Theotokos. La cosa è sfuggita forse, ma è un fatto del tutto eccezionale. Ma bisogna premettere che è difficile avere una panoramica completa delle epigrafi medievali, perché non esiste un simile genere, quindi forse nessuno ha un quadro completo, però insomma da quello che ho visto è un fatto unico. Perché questa persona che ha scritto, invece di chiamarla madre di Dio, l'ha chiamata la greca Theotokos? Questo è sicuramente un elemento che rivela un livello di cultura alto, perché questo nome era diventato famoso nel IV secolo d.C. nel Concilio di Nicea, perché era stato il centro di un dibattito, di uno scisma, perché alcuni non avevano accettato, per esempio il vescovo Nestorio di Nicea, che la Madonna fosse definita madre di Dio, essendo creatura umana, e quindi era stato un nome che percorso sempre i degli anni della cultura. Però ecco, Dante sicuramente lo poteva trovare in certi lessici, come quello di Guccione, da Pisa, o insomma, scusate, chi ha scritto le pigre, perché sono tutti, poteva trovarlo in questi lessici, oppure poteva trovarlo nei pini medievali. Ora sono andato alla caccia dei pini medievali e per esempio ho trovato un inno bellissimo, dedicato alla Madonna, che sembra già stato scritto per questo quartiere di Monte Cassino. Ecco, allora, e poi dopo è circolato in tutta Europa, e si è precisamente arrivato fino in Danimarca, fino in Norte. Bene, allora, ho visto che proprio negli anni di Jacopo del Cascio, 1395-1305, era vescovo di Fano, Berardo Viso de Piri, decano di Monte Cassino. Quindi un'ipotesi che formulo nel libro è che questo vescovo che veniva, che era stato nominato vescovo di Fano con il Papa VIII, abbia portato a Fano questo tipo di inno di preghiera, e per cui poi forse potrebbe essere stato lui stesso l'autore. Però, ecco, prima diciamo mi sono perdito, perché nella mia ricerca, siccome ho visto insomma che il primo a dire questa madre di Fano è stato fonte di ispirazione di Dante, è stato il grande studioso del Novecento, Augusto Campano, no? Il grande filologo del Medioevo. Allora, però questa cosa lui l'ha detta solo nelle conferenze degli anni 70, prima a Padova, poi a Pisa, a Milano, alla Cattolica, non aveva mai pubblicato niente. Però quando questo testo è stato pubblicato nel 2004, no? Io poi a punto della mia ricerca l'ho trovato, grazie a Ludovica Cesarone, ecco, sono andato a analizzarlo molto bene, l'ho letto 17-18 volte, e nelle note ho visto che il curatore, in suo gruppo, diceva Augusto Campano si è interessato per 40 anni di queste epigrafi di Campano, che ha intuito l'importanza. Non ha mai pubblicato niente, però ha lasciato una cartella, la cartella 37.1 delle carte Campana, dove c'è un materiale scientifico di grandissimo valore. Allora io mi sono detto, questo lo devo vedere assolutamente, ho telefonato subito alla biblioteca Campadunga. Ho preso appuntamento giovedì, sì, il professore per venire tutto il pomeriggio, poi mercoledì sera mi mandano una mail che dice al professore: ci dispiace informarle che la cartella 37.1 è mancante, non c'è. Insomma, ci potrebbe costruire un giallo, no? C'è il giallo da darsi il segno di Jacopo del Cascio, c'è il giallo della sparizione del documento. Quindi allora mi sono mosso, detto, ma insomma, la Campadunga mi ha detto: ma questo incartamento, questa cartella non c'era già quando c'è stata consegnata dai proprietari. Allora mi sono rivolto ai proprietari, ovviamente di Rimini, e gli ho messo il piatto sul forno. Insomma, era successo che questa cartella era rimasta, c'era tenuta diciamo in dotazione questo studioso, che nel 2004 aveva pubblicato l'articolo, poi lui, poveretto, si era ammalato, l'ha deceduto, la cartella era rimasta per 15 anni, 16 anni, a casa sua, e sinceramente se non intervenivo penso che andava perduta. Ecco, che questo è abbastanza
clamorosa. Prima che tutta l'altra. Sarebbe messa lo stesso, però io sono arrivato anche a scrivere il sindaco di Fano molto preoccupato, ho intuito che era preoccupato, no? Per mettere un po', insomma. Vado a vedere questa cartella e leggendo con attenzione, cercando di decifrare questa cartografia terribile di Augusto Campano, ho trovato un foglietto, un po' qui, non è mai stato pubblicato, dove lui, no, con molta serietà, si chiede, dice, ma ci sono tre possibilità. Allora, uno che quello che ha scritto l'epigrafe, cioè che se quello che ha scritto l'epigrafe si sia ispirato alla Divina Commedia. Però non elimina subito, giustamente, perché vorrebbe dire che l'epigrafe è stata scritta 15-16 anni dopo la morte di Aldo Pubblicasse, in un contesto politico completamente alterato dal discesa dell'imperatore, la morte di Alfonso d'Este, eccetera. E siccome nell'epigrafe ci sono dei riferimenti politici potenti, si scorga Bologna, combatta Milano, ogni droga è perduta se non si vendicano i cani a Sassino, bene, allora tutti i due riferimenti politici che senso avrebbero 16 anni dopo in un contesto politico italiano completamente cambiato? Quindi anche lui la scarta, questo Campano la scarta. Poi la seconda ipotesi è che Dante si sia ispirato, questa è solo per lui, è quella più tranquilla, però alla fine dice c'è una terza ipotesi. Dice, non si può non prendere in considerazione parole letterali una per quanto imprudente ipotesi, no? Adesso cominciate a capire qual è, cioè che questo testo, che figlio di Fano, è anche scritto da Dante stesso. Cioè, lui chiaramente non è che lo afferma, chiaramente non lo affermo neanche io, però mi sono sentito in dovere di presentarlo, insomma, come possibilità di studio. Perché a Campana pensava questo? Perché lui riconosce che questo testo di San Domenico ha una potenza, no? Dice, sembra quasi un libretto politico, una sinuosità di sintassi, una forza di contenuti che non si può non presentarsi, non esaminare queste ipotesi imprudenti, perché Dante sia stato lo stesso l'autore. E a quel punto cita una misteriosa epigrafe di Ipsia, ci ho avuto un mese e mezzo per decifrare questa parola Lipsia, anche perché su internet l'epigrafe attribuita ad Dante di Lipsia non si trovava assolutamente niente. Però alla fine sono riuscito a tirarla fuori, quindi sono risalito a questa epigrafe di Lipsia, che in realtà, insomma, anche lì c'è tutta una storia che adesso forse c'è il tempo, insomma, di prospettare. Però, ecco, voglio dire, in un alatere di questo libro si presenta anche questa ipotesi di un Dante autore di epigrafi, uno di questo potrebbe essere l'epigrafe di Fano. Ovviamente questa è pura ipotesi, diciamo, è un passo ulteriore che propongo per la ricerca, perché insomma, non ci sono prove, ci sono solo delle suggestioni, che oggi con il web è incredibile, sono rimasto veramente sconvolto, no? Il fatto che uno oggi da casa propria può leggere i manoscritti di tutta Europa. Ad esempio, cercavo un manoscritto della biblioteca di Don Computer di Andrea Sampanner, che è un umanista dell'inizio del 1500 tedesco, perché lì era prescritta, avevo letto un'opera di Lessing, che questo manoscritto, lui Lessing era stato bibliotecario di Wolfenbüttel, quindi aveva scritto in una sua opera che aveva avuto modo di consultare i manoscritti di Andrea Sampanner, dove era riportata questa epigrafe di Lipsia attribuita ad Dante dagli storici tedeschi del Cinquecento. Quindi già mi preparavo a far chiedere adesione di accompagnarmi a Wolfenbüttel per fare interprete. Invece è bastato scrivere una mail al bibliotecario, il signor dottor Christian Heitzmann, io dopo 3 ore avevo nel mio computer tutto il manoscritto di Andrea Sampanner, tutto parato che con pazienza, molto, che peraltro c'è da dire che nel Cinquecento in Germania scriveva in latino, questo anche potrebbe essere oggetto di riflessione, quindi ho scartabellato e trovato il pubblico la versione più antica di questa epigrafe di Lipsia, attribuita anche dagli storici del Cinquecento. Però ecco, questa è un'ipotesi collaterale, quello che è importante capire, secondo me, quello che dicevi tu, cioè Dante è come un trono, no? Lui
dove passano i testi tedeschi, le epigrafi tedesche, di Poche, cioè Poche è tutto lo spessore umano, storico, spirituale, no? Per cui, per esempio, quando parla di Pontavellana, usa le parole che ha usato Claudio Claudiano, Claudio Claudiano, no? Un poeta latino, e Claudio Claudiano parla dell'Olimpo. Quindi Dante prende certe espressioni chiare, tipo il fatto che i tuoni suonano sotto i piedi, usando Claudiano, e la usa per il Pontavellana. Perché lo fa? Cioè, non è per abbellire, perché lui trasferisce per quel mondo spiritualità, no? Per grande dimensione, con l'Olimpo, per un altro tipo, no? Di visione, lo trasferisce tutto su Pontavellana. Pontavellana è l'Olimpo, capito? Quella serenità che Claudiano aveva percepito nell'Olimpo, e ecco, Dante la percepisce e la trasferisce su Pontavellana. È lo stesso successo con le epigrafe di Paolo, che lui ha colto queste epigrafe per tutta la profondità di una dimensione pagana, antichissima, il culto della fortuna. E quindi, trascinando nel suo testo queste epigrafe lì, veramente con la sua tecnica, no? Di lasciare degli grandi concreti, anche se elaborati con un'arte finissima, chi ha trascinato nel poema tutta la dimensione del mondo pagano, di quella paganità che ancora sopravviveva nel ceto militare di allora. Infatti nel libro io cerco di evocare anche questo, sono andato un po' a vedere cosa si portavano addosso, no? Per esempio, trovato grazie a un'amica, Loretta Stella, l'attestazione che verba di San Giovanni di Perico si riteneva che preservasse dalle ferite dei colpi, quindi mi chiedo, ma sa se il Tigrone, no, Fontano, oppure che si legge il Marbò di Renna, che i valori delle pietre, per cui certe pietre rendono invincibili, sottraggono i colpi, eccetera. La fortuna, la superstizione doveva essere proprio il humus culturale del circo militare, è anche facile capirlo. Queste situazioni forsennate terribili, no? Come deve essere stato Campaldino. Io ricordo da Campaldino, è agghiacciante leggere che quando i fiorentini reagiscono all'attacco degli aretini, e gli aretini erano dei veri uomini, no? si ritenevano, quindi attaccano gli squadroni di cavalleria, penetrano nello schieramento fiorentino, poi i fiorentini si riescono a resistere, li caricano, vanno avanti, penetrano loro gli schieramenti aretini, i fanti di Arezzo strisciavano per terra sotto i cavalli e li sventravano, facevano cadere i cavalieri e li uccidevano. Ecco, uno potrebbe dire, bisogna entrare in questa dinamica, cos'era una battaglia medievale. Era un qualcosa, insomma, di caotico, di orribile. Quindi è chiaro che questi soldati magari vedevano cadere un colpo di balestra, un cavaliere a 30 centimetri da loro, sentivano passare da un dardo a un centimetro dai loro occhi, che si andava appellandosi, quindi Dante evidentemente coglie questa profondità umana, no? Questo modo drammatico di vivere la vita, come ha fatto in molti altri casi, la trascina dentro il suo poema, perché il suo poema è il poema sacro che spetta dell'universo, l'identità, insomma, è il poema destinato a salvare l'umanità, se l'umanità vorrà. Ecco, quindi questa è un'operazione gigantesca. Io penso che noi possiamo essere fieri, ecco, di venire, poter pensare che anche sul lapide, su Fano, su questa lapide, Dante ha costruito uno di questi suoi percorsi. Concludiamo l'incontro. Vorrei richiamarmi al poeta Ennio, l'autore degli Annales, che è un poema epico, dove c'è però una ricca conoscenza storica, che definiva se stesso filologo. E Dante è un poeta filologo, quindi a me sembra che nel suo libro Andrea Angelucci sia riuscito a cogliere questa doppia compenetrata anima di Dante, e nella documentazione tecnica filologica molto accurata abbia fatto vibrare però la passione, l'amore per la parola, l'amore per la lingua che risuona in ogni passaggio dell'opera di Dante. Questo contribuisce a rendere il suo libro appassionante. Grazie.
ringrazio Enrico Capodaglio e Andrea Angelucci che ci ha presentato Dante, la città della fortuna, da Metauro Edizioni. Invito l'autore a firmare la copia per la biblioteca di Passaggi Festival. Ricordo che i libri sono in vendita alle librerie Coop appositamente allestite, in particolare al banco alla vostra destra. L'autore è disponibile a firmare le copie per il pubblico nello spazio in forma appositamente allestito. Ringrazio inoltre ASET per aver partecipato alla realizzazione di questo incontro.